Liberato Aceto, tempi duri per l'Udeur, all'ombra del campanile si respira un clima quasi da Gattopardo, in molte parti d'Italia c'è un fuggi-fuggi generale, ecco com'è la situazione in Abruzzo. Visto che siamo in Abruzzo, forse non possiamo parlare di Gattopardo. Se fossimo in Sicilia potremmo parlare di questo problema. Certo che in Abruzzo effettivamente la situazione per quanto riguarda l'Udeur io non direi che è drammatica. Ad oggi non abbiamo registrato defezioni in questo partito. A dimostrare che il gruppo è compatto, un gruppo che si è sempre misurato sui problemi della gente e sulla soluzione a questi problemi. Noi ad oggi possiamo dire che siamo convinti che quello che è successo a livello nazionale non può influenzare le scelte locali, soprattutto perché abbiamo assunto un impegno con gli elettori, con un buon risultato alle regionali, ma anche poi alle successive amministrative, e dove governiamo dobbiamo continuare a governare, fermo restando che quello che succederà in futuro non lo possiamo decidere da oggi. Purtroppo quello che si sta vedendo, e basta vedere anche i quotidiani di questa giornata, questa mattina, abbiamo constatato che se ci sarà nulla di fatto. Si sono create nuove formazioni politiche per arrivare a un nulla di fatto. È come una schedina già giocata, come potrei dire. Si corre oggi a Roma per prendere le prime posizioni e poi per non correre sul territorio, perché bisogna veramente correre sul territorio perché i problemi sono tantissimi e bisognerebbe affrontare questi problemi. La Ecco, gente tornando nel territorio, Dante Del Pidio, il vostro parlamentare, cosa farà? Dante Del Pidio, devo dire che quando fu candidato con quel meccanismo, con quel sistema, cioè delle candidature già preparate, il partito a livello nazionale decise di candidarlo capolista alla Camera. Noi abbiamo fatto il nostro lavoro, siamo riusciti a farlo eleggere perché avevamo e abbiamo una presenza sul territorio. Ecco, Mastella è quell'orco della politica che viene descritto, usiamo le sue parole. Ma guardi, io posso pensare che se il problema di questo paese fosse questo, come dice lei, orco della politica, veramente il potere di Mastella sarebbe immenso. Sono convinto invece che cioè quello che è successo a livello nazionale debba far riflettere i cosiddetti personaggi forti della politica, perché si sapeva che un ritorno alle urne poteva significare un sistema del nulla di fatto, perché si parla oggi di una differenza al Senato, che ne dica Berlusconi, proprio insignificante, per cui si poteva benissimo fare un governo istituzionale. Dare qui le colpe a Mastella perché non si è fatto non mi sembra che sia il caso, per cui io ritengo che oggi con questo panorama politico che si sta delineando, in cui Mastella ha avuto, secondo me, un merito, questo gli va riconosciuto. Ha slatentizzato una situazione. In Ha staccato la centro-sinistra, spina. sì, è un malato che era già morto, perché il centro-sinistra era già morto. Lo dimostra quello che si è verificato dopo. Cioè, poi che si è verificato che il Partito Democratico ha deciso di correre da solo alle lise, poi ha imbarcato radicali, alleanza con Di Pietro, ma in effetti il centro-sinistra non esisteva più. Quindi non è stato il problema Mastella che ha fatto morire il paziente. Forse lui ha slatentizzato, come dicevo precedentemente, una situazione, ha fatto vedere al paese che non esisteva più un'alleanza e col senno di poi potremmo dire ha fatto bene, ha fatto male, e beh, è facile dirlo, però io quello che vorrei dire è che è facile scappare quando la nave affonda. Quello che è importante dire è che ci si deve misurare in politica, come ci si misura sul lavoro, sui risultati, perché sono i risultati che danno ragione. Danno ragione di un'azione amministrativa e purtroppo io devo dire e devo constatare, non solo come politico, ma anche come cittadino, che l'attenzione ai problemi della gente è sempre di meno. Ecco, però questa coerenza che lei vede nell'atteggiamento di Mastella, nelle sue scelte politiche, anche gravi, non sembrano essere capite dagli elettori. L'Udeur è dato al 0,503%. Sono anche altre formazioni nello 0,5%, che però sgomitano per cercare posti al sole. Forse io sono dell'idea che non bisogna cercare i posti al sole per vivere poi di rendita, bisogna arrivarci con merito e forse questo paese deve recuperare questa strada, la strada del merito. È sul merito che si costruisce una classe dirigente nuova e non scegliendo dei simboli, ma
di ciò che possono rappresentare, o il figlio dell'imprenditore, o l'operaio della Thyssen, oppure ciò che può rappresentare. Forse, ecco, da questo punto di vista posso dire che la classe politica del passato ha molto da insegnarci. Quando si facevano le battaglie nelle sezioni, nei partiti, e si arrivava poi a delineare delle candidature fatte sul valore degli uomini che le potevano rappresentare e che potevano raccogliere i consensi sul territorio. Non le è mai venuta anche lontanamente la tentazione di telefonare a Pino Pizza? Guardi, cioè in questo momento penso non è un problema di pizza oppure un problema di focaccia, cioè qui il problema adesso è un altro. Io sono convinto che la Democrazia Cristiana ha rappresentato per il nostro Paese un'esperienza irripetibile. Ha fatto la storia del Paese, subito dopo la guerra, quando c'era da ricostruire, c'era da riportare il Paese al livello a cui è arrivato. Forse, e qui sono d'accordo con Cossiga, sarebbe il caso di lasciare riposare quel simbolo in pace e fargli più onore che disonore.